Signore, signori, buonasera, buonasera, grazie. E come siete generosi? Buonasera a tutti. Buonasera. Da parte di Leonardo. E Sara. E Sara, benvenuti, bentrovati. Ecco, vedete qua già una predisposizione dell'orchestra, avete capito la serata, l'importanza di questa serata. Siete partecipi, loro sono testimoni stasera, testimoni di un evento storico, brava, di un evento storico importantissimo. 140 anni, ma dico 140 anni dalla fondazione della Filarmonica di Capezzano Monte, risale al 1872 la nascita di questa organizzazione, di questa associazione, di questa banda inizialmente, no? Che fondò il cavalier Ferdinando Palla nel 1872. Pensate, un periodo tra l'altro a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, un periodo che vede attivi musicisti in Toscana straordinari, perché avevamo un Puccini giovanissimo, avevamo un Mascagni altrettanto giovanissimo, e quindi la filarmonica si è andata a inserire anche in un momento storico musicale particolare. Questo è un gioiello, signori, un gioiello che ce lo invidiano non solo qui, non solo in Toscana, non solo in Italia, ma ce lo invidiano anche all'estero, lo possiamo dire a testa alta, veramente, veramente, sì. Veramente. E questo è, e dobbiamo ringraziare tutti quelli che dal 1872 hanno presieduto, sono stati direttori, presidenti, i consiglieri, tutti quelli che hanno fatto parte dei consigli direttivi, i vari consigli direttivi di questa filarmonica. All'inizio certamente era un'associazione un pochino più casereccia, un pochino più casalinga, ma poi si sono formati, hanno adempiuto obblighi anche da un punto di vista formale, e quindi hanno costituito veramente un'associazione con tutti i crismi, e a questo punto oggi ci troviamo un parterre di personaggi nella filarmonica che sanno guidare e sanno anche fare delle scelte musicali e strategiche molto molto importanti. Stasera, sapete, corona questo momento, questo compleanno, io dico compicentenario, possiamo dire, la realizzazione di un libro, un altro, un libro che io guardavo, è anche fatto molto bene, di bella fattura, molto bello, sì. molto curato, poi vedremo chi anche l'ha curato, proprio personaggi importanti che sono stati dietro, hanno dato una mano importantissima per la realizzazione di questo volume. È pieno di fotografie, di riferimenti storici, c'è la storia, qui c'è un po' la storia degli ultimi vent'anni della filarmonica. Degli ultimi vent'anni ci sono però anche foto storiche, sì, sì. Del fine Ottocento, del passato, storia, è molto molto bello. A questo si aggiunge anche un supporto multimediale, se non sbaglio. Sì, è stato creato anche un DVD, ecco, con tutte le fotografie, un maggior numero, esatto. E con i racconti narrati, esatto. da Luca Barzottelli, quindi abbiamo anche un supporto multimediale. Vedete che ora la filarmonica è sul multimediale, siamo in tecnologia, pensate, dal 1872 per il 1900 che si scriveva ancora bigliettini con la penna, carta e calamaio, oggi la filarmonica comunica con Facebook, ma è bello, ma è straordinario, ma pensate che viaggio nel tempo, stupendo, 140 anni. E noi gli facciamo già da parte nostra, mia e Sara, un bel applauso di incoraggiamento per tutta la serata, e però dobbiamo anche partire, stringere, perché sì. C'è tante cose, stasera ci sono tanti ospiti, c'è tanta prosa, poesia, libro, DVD, personaggi e poi musica straordinaria, veramente straordinaria, perché l'ho sentiti, sono cresciuti in maniera strepitosa questi ragazzi, questi musicisti. Bene, allora partiamo subito. Sara, cosa abbiamo? Luca Barzottelli che ci reciterà la poesia di Mario Taiuti, che è contenuta all'interno del libro. Bene, apre la serata il nostro Luca Barzottelli con una bellissima poesia di Mario Taiuti. Sono trascorsi ormai tanti anni, quando al Col di Capezzano si fondò con tanti affanni una banda, e non fu invano. Nando Palla, l'ideatore, suonatore già provetto, insegnava con fervore della musica il concetto. E l'allievo a notte scura, alla prova è lì presente, del riposo non si cura, ha il solfeggio solo in mente. Si formò così il complesso che ancor oggi ci delizia e riceve come adesso i successi con dovizia. E degli avi rispettato sia l'antico loro ambire, sempre un figlio oppure agnato tradizion possa seguire. Per l'amore di Versilia date orfiato agli strumenti, che ogni festa, ogni vigilia ci ritrovi qui contenti. Grazie.
Grazie a Luca Barzottelli. Luca Barzottelli, che insieme a Mirtilla Pedrini ha fondato la Bottega del Teatro. Luca Barzottelli, poi ne riparleremo con lui, perché è uno dei vari protagonisti attivo di questa serata, attivo veramente nel DVD, sappiamo, eccetera. Poi ne parleremo successivamente. A questo punto, diciamo, è il momento di far entrare la protagonista. La Filarmonica di Capezzano Monte, la chiamiamo? Avanti Filarmonica! Eccoli qua, eccoli! Bel applauso! Che sono belli, sono giovani, sono stupendi. E numerosi. E numerosi, pensate, dunque loro sono 45 elementi più il direttore Marco Pasquini. Marco Pasquini che si è succeduto come direttore a Enzo, il padre, a Enzo Pasquini, che comunque è ancora qui con noi. Nelle file della banda. È il nostro veterano, è nelle file ancora della Filarmonica, è stato direttore fino al... 95. Quindi vedete, c'è questa successione... generazionale, proprio un passaggio di testimoni, certo, incredibile, certo, in familiare. Che comunque fa crescere tutta la formazione musicale, eh. Sono entrati i legni, ora entrano gli ottoni e poi avremo le percussioni. Ecco qua. Ci vuole il suo tempo, sono 45. D'altra parte, trombone, non vedo nessuno. Ecco i bassi tuba, eh. Questi fanno palestra 3-4 volte al giorno, eh. Sì, perché sono pesi, eh. Poi se le luci, qui c'è un amore, perché vedete lo strumento non è solo per sé lo strumento, lo metti lì. No, lo strumento nasce un feeling tra il musicista e lo strumento, nasce un amore. Cioè loro se li curano, se li smontano, li puliscono. È una cosa straordinaria anche vederli quando li preparano, eh. Perché poi vedete i clarinetti che si smontano, tutti stanno nelle scatole, tutti smontati, tutti perfettamente puliti, devono essere, poi devono avere quel suono. Cioè la cura che loro mettono non finisce solo nella musica di per sé, l'interpretazione, ma proprio inizia da questo amplesso mentale con lo strumento, no? Che è una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa. Quel microfono, Maria. Qua. Beh, io più che non sono... Non sono uno storico, sono un appassionato di storia. L'unico, sono storico perché ho quasi 84 anni, quindi questa è l'unica ragione per cui sono storico. Vi leggerò l'introduzione breve, con una piccola poi aggiunta. Perché sono storico, è per quello. Va bene. Metti gli occhiali. Capezzano Monte, questo piccolo paese di Versilia, è un gran contenitore di attività socioculturali di rilievo. Infatti, ha nel suo seno la Confraternita di Misericordia, il Coro Versilia e la Filarmonica. Questa Filarmonica nacque nel 1872 per volontà dello scultore Ferdinando Palla, suonatore di trombone e tenore nella banda cittadina, che intuì negli amici che frequentava, di cui molti erano lavoratori suoi dipendenti, la possibilità di poter formare un corpo bandistico. Si mise presto al lavoro e iniziarono le lezioni, che venivano regolarmente seguite anche nelle torride giornate estive e nelle fredde serate invernali, rinunciando al riposo dopo una lunga giornata di lavoro. Piano piano, affrontando momenti di incertezza e scoraggiamento, fu costituito il primo nucleo di bandisti. Da allora quel corpo di musicanti, che continua ad essere incrementato da figli e parenti di coloro che ne furono i fondatori, ha raccolto lusinghieri successi, come dimostra la presente pubblicazione. Avanti dunque per la strada intrapresa, e se anche si presentassero difficoltà di vario genere, che le si affrontino con quello spirito di abnegazione e sacrificio già dimostrato da coloro che furono i pionieri. Ad maiora. Voglio aggiungere che forse al sindaco gli è sfuggito che ebbero un grosso compositore musicale, Cesare Galeotti,
i quali genitori erano di Capezzano, lui nacque a Pietrasanta, ma i genitori erano stirpe capezzanotte, come lo ricorda il nome Galeotti. Lui è stato insignito anche della Legion d'Onore, perché ha vissuto molti anni in Francia, ha composto diverse composizioni musicali per pianoforte, per orchestra, per arpa, e due opere, delle quali una, l'Anton, fu data per tre sere alla Scala di Milano, diretta da Toscanini. Quindi se un'opera di un pietrasantese diretta da Toscanini, mi pare che a un certo punto la dica lunga. Nell'anno che verrà siamo dietro per organizzare un grande concerto vocale e strumentale con l'appoggio della Banca di Credito Cooperativo, mi pare che sia il Lion o il Rotary, d'aiuto dell'amministrazione comunale, e penso che sia una bella cosa per il nostro comune, in particolare per Capezzano, un paese di chiorpi ma che si sa far valere. Desidero, è troppo lungo, poi desidero aggiungere un'altra cosa. Quanto ho scritto nella presentazione del libro del 140esimo, che nel lontano 1925 la banda cittadina, quella dove Ferdinando Pala suonava il basso e il direttore era il maestro Tondelli, organizzò un raduno bandisco a cui parteciparono tutte le bande dei paesi versigliesi, Forte dei Marmi, che ancora non era da poco comune, poi Stazzema, Seravezza, Panocchia, e anche a Capriglia, per uno Capriglia c'era un complesso bandistico. Purtroppo molti di questi complessi sono oggi scomparsi o si sono accorpati, come abbiamo visto ultimamente nel concerto che Farnocchia si è unito al pari a Pomezzano o qualcosa del genere. Ma Capezzano Monte è ancora presente, e come? Voglio ora affidare al mio e al vostro affetto i maestri Albino Viviani, Averardo Pasquini e Giuseppe Bresciani, con i quali ho collaborato nel periodo che fui eletto consigliere. E inoltre un caro ricordo va a Curzio Nocchi, che fu segretario, uno zelante segretario, e dal caro amico Lino Bresciani, chiamato Tommasoni, suonatore di trombone. Grazie. Grazie, Taiuti. Grazie, grazie. Un'altra notizia in più, quindi, questa organizzazione di questo concerto di questo nostro conterraneo Galeotti, che sembra abbia composto delle musiche veramente importanti, che se la dirette addirittura Arturo Toscanini alla Scala, io penso che sia degno di perlomeno, ecco, un concerto, e poi sarà forse un inizio, poi scoprirlo ancora più forse sarà, quindi hai fatto un bel lavoro. Certo, ci possiamo inserire anche la fidarmonica, certo, perché no, bravo, questa buttata del direttore Pasquini non è male. Io, senza soluzione di continuità, passerei la parola alla dottoressa Valpiani, che prosegue il discorso, magari scollegandosi più dalla storia, però avvicinandosi di più al presente. Agli ultimi 20 anni della, esatto, storia della filarmonica. Esatto. E buonasera a tutti. Per i molti che non mi conoscono, per i pochi che si ricordano di me, io sono nata a Pietrasanta, qui ho vissuto fino ai miei 30 anni. Poi la vita e il lavoro mi ha portato a Torino nella seconda metà della mia vita, ma ritorno sempre, appena posso, ritorno a Pietrasanta, dove ho i miei ricordi, la mia terra, sono presenti tutti i miei ricordi vivaci e in assoluto. E tra questi c'è anche la banda di Capezzano Monte. E così sono onoratissima di essere qui stasera, ovviamente, tra amici vecchi e amici nuovi. E allora a me è stato assegnato questo compito di delineare in brevi tratti l'iter degli ultimi 20 anni. Scusate se leggo, ma è per essere concisa e non saltare niente. Gli ultimi 20 anni sono proprio quelli in cui io non c'ero, ma il canale informativo per le cose che amiamo rimane sempre aperto. E quindi cominciamo. Dal 93 a oggi sono stati molti i cambiamenti sociali, e neanche la musica ne è rimasta indenne, grazie. È cambiato il gusto delle persone, e con i gusti sono cambiati i repertori musicali. Prima la banda era adeguata al piacere d'ascolto dell'epoca, per cui opera lirica, marce, patriottiche, timidi tentativi di star dietro al tempo. Ora parliamo di filarmonica, non più e non solo di banda.
Nell'ultimo ventennio si è aperta la pagina dei gemellaggi molto importanti, su questo concetto ritornerò poi fra pochi minuti. Comunque, gemellaggi fondamentali per conoscere nuove realtà musicali. Alcuni esempi sono la Filarmonica Pregassona di Lugano, la Bovo di Carmignano di Brenta, la Cafassese di Torino, la Rossini di Firenze, Bignardi di Monzuno, la Nivico Terme, Villa Minozzo, ultimamente un gemellaggio con una filarmonica tedesca e tanti altri. E di altri gemellaggi ancora parlerò, ripeto, fra pochi minuti. La banda ha partecipato a vari concorsi di rilevanza nazionale, sempre classificandosi prima o tra i primi. Ha partecipato a raduni, organizzando trasferte con gruppi provenienti da tutto il territorio nazionale ed estero, ad Amantea, Loano, in Sicilia, in Germania nel 2003, in Belgio nel 2005. E non finisce qui. Ci sono stati cambiamenti nell'organico. Molti elementi provengono dal conservatorio e qui intorno in Toscana ci sono dei conservatori a livello veramente nazionale tra i primi. È attiva poi la scuola di formazione bandistica di cui hanno già parlato i presentatori poco fa. E poi ci sono stati ampliamenti nella strumentazione. È arrivato il banjo, la chitarra elettrica, l'armonica, i timpani. Insomma, sono andati avanti. Nuovi arrangiamenti poi nel repertorio, includendo brani di grande impatto emotivo. Basti ricordare la rielaborazione di pezzi tratti dalle colonne sonore di Ennio Morricone o momenti musicali tratti dai lavori di Jacopo De Ann, per esempio. Insomma, tantissimi eventi, impossibili da nominare singolarmente, per i quali vi rimando ovviamente alla lettura dello splendido volume, corredato di altrettante splendide foto, che viene presentato questa sera e ricordo che poi può essere ritirato con una donazione, una piccola offerta, piccola, media, grande offerta, quello che vorrete fare. All'ingresso. Voglio solo ricordare, per tanti motivi di commozione, la presentazione dell'inno del comune di Pietrasanta all'inizio del 2008, di cui furono curati dal maestro Pasquini arrangiamenti e registrazione. Ora, il grande merito, tra i grandi meriti dei maestri Pasquini, padre e figlio, oltre alla modestia, perché non volevano che parlassi di questa cosa, in questi 20 anni è stata la lungimiranza, comunque. Hanno ampliato gli orizzonti, aprendosi a novità e sfide musicali anche complesse. Quindi la Società Filarmonica è un'associazione culturale, sì, ma in realtà è molto di più. È una pagina di storia locale, come dice giustamente il sindaco, che si apre sul mondo con un messaggio di amicizia, di voglia di vivere, profondamente radicata nel passato, ma proiettata verso il futuro. Quindi un meritato bravi tutti, va ai maestri e ai musicisti, decisamente. E veniamo al presente. Io sono qui anche per portare il mio contributo personale e quindi lo faccio parlando di gemellaggi, o riprendo il discorso dei gemellaggi. Gemellaggio, banda, letteratura, del resto stiamo presentando un libro. E quindi tanti scrittori hanno parlato nei loro libri, nei loro testi, di delle bande musicali. E quindi io ho colto qualche chiave di ascolto nella letteratura. Per non annoiarvi cerco di essere sintetica, ma penso che siano delle cose molto belle da ascoltare. La banda come strumento di educazione musicale, ne parla per esempio Piero Chiara, nel Balordo, che è la storia di un musicista candido, grosso, che durante alterne vicende nel periodo del fascismo mette con genialità su una banda nel paese in cui si trova al confino. Poi rientra nel suo paese e pronuncia la frase che è rimasta storica: la vita è una suonata. Bellissima. Parlo così perché sono un musicante, un suonatore. Ancora Piero Chiara parla della banda come espressione di festa. Sentite questa. Preso alloggio in un alberghetto, si cominciò a girare per le strade e guardare dentro le case e ad occhiar donne. Un bel caffè in piazza con le sedie all'aperto ci parve il luogo adatto alla prima sosta. La gente del paese era ancora a tavola e sarebbe uscita per sentir suonare la banda, il cui palco si vedeva pronto nel mezzo della piazza. La piazza era come un pallone di luce, immerso nel buio. Ai lampioni si aggiungevano le lampadine che pendevano sopra il palco, fortissime e così violente da dare negli occhi, ma necessarie ai suonatori, in gran parte anziani, che con gli occhiali sul naso e lo strumento in bocca dovevano leggere lo spartito appoggiato sul leggio o infilato dentro una molla in forma di lira a metà dei bombardini e le trombe. Ancora, la banda come momento di aggregazione nella realtà paesana. Ne parla Gianfranco Brini nell'Omicidio bestiale.
Sta passando la banda, anzi una delle due bande di Belsito, la Filarmonica Giuseppe Verdi, che da oltre mezzo secolo si contrappone al premiato corpo musicale Donizetti. Oltre a rappresentare musicalmente i due rioni di Belsito, i due complessi evidenziano anche due filosofie di vita e due opposti credi politici. Socialisti libertari un po' anarchici erano i bandisti della Verdi, al contrario, uomini di chiesa, osservanti e pii, quelli della Donizetti. Agli uni l'onere e onore della festa patronale con concerto in piazza, agli altri toccava la festa del Corpus Domini. Il diverso sentire si modulava anche nella scelta del repertorio del maestro concertatore. La Filarmonica Giuseppe Verdi abbondava di solisti ed era nota per le acrobazie delle sue cornette, per lo squillo imperioso delle sue trombe, per gli accurati fraseggi del suo bombardino e dei tromboni, per il velluto del flauto e dei clarini, ma in maniera precisa per il flicornino in mi bemolle, una piccola tromba in miniatura. Sentite che bella descrizione della banda. Poi anche Umberto Eco, niente meno che Umberto Eco, nel Pendolo di Foucault, parla della banda come segno di sentimenti individuali. C'è un ragazzo che cerca di conquistare la sua amata suonando. Il parroco e maestro di banda, visto che il ragazzino aveva buon senso del ritmo, lo mette a suonare il poco appariscente Genis. Tutti sappiamo che il Genis è il flicorno contratto, io non lo sapevo ma l'ho imparato adesso. L'ossatura ritmica della marcia. Il protagonista continua parallelamente a studiare la tromba e questo doppio impegno viene premiato. Gli succede infatti di dover sostituire un trombettista malato e di suonare l'agognata introduzione in piedi. Peccato che in quell'occasione anche l'amata fosse assente. Infine una piccola citazione solo per Andrea Vitali, che parla della banda con un'espressione di appartenenza perché quasi tutto il suo libro parla delle divise come elemento essenziale per riconoscersi. In Almeno il cappello, questo libro è a mio avviso interessantissimo perché tutto il romanzo si incentra sulla storia di una banda e anche la copertina mostra dei musicisti. E una piccola parentesi, devo dire che a proposito di Andrea Vitali, di Gianfranco Brini, due degli autori citati, ricordo con grande soddisfazione che fanno parte entrambi dell'Associazione Medici Scrittori Italiani, di cui anch'io mi onoro di appartenere. Torniamo a questa sera, a questo momento. Sono qui, ho detto, per proporre il gemellaggio. Allora, il gemellaggio con la letteratura. Ci sarà tempo e modo, magari chissà un domani, di parlare anche del gemellaggio con la pittura, che tra la musica e la pittura c'è un legame grandissimo. Concludo però con quello che mi è più congeniale, il legame tra musica e poesia. Viva la musica e viva la poesia, perché parlano al cuore, non hanno padroni, sono di chi le ama e di chi le ascolta. Cari compaesani, con la proposta di gemellaggio musica-poesia arriva il momento della commozione per me, perché per augurare 100 e più anni ancora di successi alla Filarmonica di Capezzano Monte, per salutare affettuosamente tutti i presenti, leggerò questi pochi versi. Oggi la banda sfoggia la sua malia con incredibile allegria per le vie del mio paese verde mare. I miei ricordi di giorni intessuti di vento, di viaggi e ritorni. Strida di gabbiani quali note di flauto stonato e non so se era un canto o un lamento. Ora come allora, spiriti liberi e forti corrono a perdifiato sulla tavolozza delle note fino al mare. Si tuffano nell'ansito dell'onda, alternando un flicorno ad una tromba. Ora in percussioni di marimba battono e ribattono sul cuore nuove e vecchie pagine di vita in un crescendo languido d'amore. Tamburi, grancasse, piatti, sax, gocce di mare e un ottavino, timpani, batteria, un gran casino, no, è un clarinetto solo che cresce e poi suona nostalgia. La banda vola verso monte ora, tra ulivi stanchi e vecchie cave. Mostrati a lei, Versilia alta e fiera, qui riluce la vita antica com'era. Ecco, io mi rivedo, capelli rossi ed oro, a correre nei prati, cercare lucciole di sera, mangiare pane, olio e pomodoro e suonare un tamburello, noi ragazze, come antiche maggiorette vestite di cotonina, sorrisi aperti, rossetto e riccioli al vento. I nostri giorni luminosi, le marcette, le danze e le speranze.
Sono tornata, banda, alla mia terra. Suona ancora per me, nel sole umido, salmastro e ardente che è solo qui, nelle notti chiare che odorano di muschio, che vogliono poesia, musica e bel canto. Sassi, conchiglie, profumi, colori, rime, parole, cibo e vino a sazietà. Musica, maestro, la tua arte è libertà. Grazie, grazie di cuore. Presidente, lo vogliamo qui con noi per la premiazione dei nostri gentili ospiti. Noi ringraziamo il sindaco. No, sindaco, rimanga qua che dobbiamo fare la premiazione. Qua ormai un minuto, vi rubiamo ormai un minuto per la premiazione. Prego, presidente. Ci abbiamo i fiori per la signora. Grazie del suo contributo. E grazie. Grazie alla dottoressa Battiani. Penso che la sa a memoria. Bene, bene, bene. Sindaco, un grazie di cuore per aver partecipato. Signore,
bravi, bravi, bravi. Allora io volevo chiamare Maestro, qui, ecco, Lino. Brava Sara. Se no prende, sai, largo. Prende il largo. Maestro, maestro. Prego. Viviani, Lino Viviani. Io. Eccoli qua. Che ca... No, no, no. Maura. Giustamente si voleva il ricordo. Maestro, grazie. Il ricordo di questa serata. Da maestra a maestri. Grazie Viviani, grazie, grazie, siete favolosi. Grazie ancora al coro. Grazie a tutti, bravi, bravi, complimenti. Allora passiamo avanti, ci abbiamo un'altra premiazione. Sì, quella per il DVD, perché come abbiamo detto non esiste soltanto il libro per festeggiare questi 140 anni, ma anche un DVD. Anche il DVD multimediale dove viene commentato il libro praticamente. Sì, viene narrato. Narrato da chi? Da Luca Barzottelli. Dal nostro Luca Barzottelli. Va bene, allora chiamiamo qua quelli che sono i protagonisti di questo DVD. Intanto chiamiamo sicuramente Marco. Il maestro. Poi abbiamo Daniele Bresciani. Che è tra le file della Manda, quindi se ci raggiunge. Gabriele Quadrelli. Sara Rossi, che l'abbiamo qua. Complimenti Sara per il DVD. La voce recitante, narrante, attore ormai, con questa voce tremolosa favolosa, Luca Barzottelli e Francesco Lari. Francesco Lari, che è il fotografo, sì, ha contribuito, è lassù, che ci fa, che ci sta facendo un servizio bene, fotografico. Tutti qua. Io mi sposto, sennò vi corro, ragazzi, io mi metto qui, che devo fare? Volevo dimagrire già un pochino di tempo fa, ma mi riesco, vi copro, sennò no, ci siamo, ecco. Bene. Poi il podio a me mi garba, è una cosa. Sì, sì. Allora, Presidente. Allora, consegna ufficiale del nostro libro. Consegniamo allora ufficialmente il libro a chi l'ha fatto. Grazie. Ecco qua. Luca. Francesco. E anche la spilla. È una spilla, tra l'altro, che è stata Francesco realizzata dall'arte del gioiello di Mirko Fiorentini. Quindi un bel regalo, un bel ricordo che suggella questa serata importante, importantissima per tutti. Va bene, benissimo. DVD, bello. Bel traguardo. Al presentatore piglia tutto quel che gli date. Grazie Presidente, io le sono nel cuore e nell'anima. Siete troppo generosi, siete favolosi. No, perché con loro insomma, c'è un rapporto straordinario con tutti i componenti. C'è un sacco di roba che non so più dove metterla. E sono veramente favolosi, sono straordinari. A me mi hanno fatto tanti riconoscimenti, troppi, però io l'ho sempre fatto con piacere, perché è gente che se lo merita. Questa è gente che vorremmo incontrare tutti i giorni, da tutte le parti, sul luogo di lavoro, per le strade. Gente così ci vuole, oggi più che mai, in questa Italia, oggi più che mai. Vabbè, non vado oltre, sennò casco nella polemica, nella retorica trita. Va bene Sara, come andiamo qui? Com'è la geografia della nostra manifestazione qua? Beh, adesso ci voleva un premio, un riconoscimento anche al socio più anziano, ex musicista della Filarmonica, sempre in vita. Musicista più anziano? Sì. A riposo. A riposo, giustamente. Remo Bresciani. Remo Bresciani, che è qui con noi, no? È in sala. Sì, sì, è qui in sala. E mentre io vi leggo un attimo una lettera che ci ha scritto di suo pugno, eccolo là. Ce lo porta al Presidente. Il Presidente gli porta il nostro pensiero. Vai, leggi la lettera che ci ha dedicato l'amico. Ce l'ha scritta per Santa Cecilia. Musicista Remo Bresciani. Bresciani Remo, augura buona festa e tanti auguri a tutto il corpo musicale. Vi saluta il socio Bresciani Remo. Un saluto a tutti. Bravo, bravissimo. Grazie a te Remo per aver contribuito a portare avanti anche te questa grande associazione, questa grande orchestra, che era suonatore di trombone. Tromba. Bene. Complimenti. Allora, dopo l'amico Remo Bresciani, io direi di passare a un'altra premiazione, quella più impegnativa. Impegnativa. Data la disposizione dei musicisti. Allora, quello ci pensi te, perché io mi ci leggo subito, Va bene? Chiamerei allora il maestro a tempo di Olimpiadi, il nostro segretario Gabriele Quadrelli, a consegnare questi premi.
Dove sei? Che mi ci rimuove a me da questo podio? Va bene. Che consistono nel libro e nella spilla. Bene. Sì, sì, poi facciamo allora, vedere anche Maura la spilla. Maura Spezzica. Maura Spezzica presente. Diciamo giustamente, direi il maestro. Chi lo darà mai? Via, foto, vai, vai, mi sposto qua, via. Arriva, 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 vai. State lì che sono... Siete Alice favolose. Quadrelli. Quadrelli, qua. Ci spostiamo di là e facciamo una bella foto. Giratevi a favore. Stefano Moriconi, che è anche il vice maestro della formazione. Però, allora, stiamo chiamando i clarinetti, va bene? No, si no, alternano gli strumenti, no, questo è un flauto. Erano tutti i flauti anche prima, mi è passato così veloce. I flauti, va bene? Il maestro Moriconi straordinario. Letizia Quadrelli. Letizia Quadrelli, eccola qua. Complimenti. Ambra Viviani. Cioè, ma baci li pigliavo tutti lì, eh? Cioè, il comparto femminile lo prende tutto per... No, anche Marco, ci vuole. Che direttore. Arianna Fava. Va bene, sì. Ti basta il rullino, sì. Ancora coi flauti. E ultimo flauto, Lorenzo Lanè. Ultimo ma non ultimo comunque, no? Eccolo qua. Vai. Questo ha un che di mistico, questo musicista, eh? Però è un tipo interessante. Alessandro Bressani. Moderno. Sti giovani. Vai. Alessio Moriconi. Alessio Moriconi. Dov'è? Io mi giro che ce ne vengono da tutte le parti. Ecco. Ci siamo a clarinetti, no? Avevo sì, ragione ora io. Sì. Oh. Vai. Alternate sax. Stefano Bresciani. Stefano Bresciani. Eccolo qua. L'ho visto bimbetto questa ragazza qui. Guarda che uomo che è. Porca. Porca miseria. Daniele Bressani che ha già preso il nostro premio, comunque un applauso è doveroso visto che ha partecipato anche alla stesura del DVD. Igor Bazzichi. E bravi. Fotografia. Due. Sì. Gabriele Bressani. Gabriele Bresciani. Che farei senza la Sara? Che farei io? Va. Franco Ugolini. Non devi fermare. No, se ne fanno due di foto. Michele due, fermi, Bressani. Due foto. Una, due. Cioè annunciarmi. Michele Bresciani. Enzo Pasquini. Bella. Eccolo qua, Enzo Pasquini. Leonardo Lorenzetti. Grande, grande. Adesso richiamato. La foto. Dice ma si fa a casa, poi ci vediamo. No, 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 no. Che c'entra? Bisogna farla qui. Allora. Va bene, va bene, va bene, Enzo, straordinario. Cioè. Beh. Lisa Bressani. Cambia la posizione. No, ti cambia la posizione, rimetti a fuoco. Lisa, prego. Roberto Rugolo. Fermi lì, fermi. Ora va bene. A lei. Lara Bressani. E Adriana Artini. È deceduta la macchina.
Perché gli ha fatto fare un troppi lavoro flash. Va. Tanto Maurizio Gamba. No, è il... Elena Cerasoli. Bravi, bravi. Andrea Bressani. Giuliano Tabarrani. Un attimino. Emanuele. Emanuele, questo bacia anche la presentatrice, scende giù in sala ora. Ha fatto tutto l'impianto. Ma sì. A Giuliano un ringraziamento particolare perché sono due giorni che è insieme con me e anche con altri, ma soprattutto lui, per sistemare tutto l'impianto di stasera. Quindi insieme a Francesco Lari, anche Giuliano, grazie mille Giuliano. Emanuele Viviani. Michele Mencaraglia. Michele Mencaraglia, ecco. Ma Michele Mencaraglia è il più giovane, eh? Questa sera è il più giovane! Guardate qua, oh, ragazzi. Straordinario. Lui segue ancora la scuola di musica, Marco, no? No, no. Lui viene da un'altra scuola di... dalla scuola di musica del Marzocchino. Dalla scuola del Marzocchino viene. Ho capito. E l'abbiamo quindi... È un nuovo acquisto, ma rimarrà qui? Certo che rimarrà. Ah, bene, bene, bene. Certo, certo. Passo, quindi quando vede un musicista ad hoc dice, beh, questo via. Bene. Non so chi c'è. Ci Maurizio Bressani, logicamente, il nostro presidente. Ma come, Maurizio Bressani l'avete messo in fondo? Ma come, il presidente? Via, va bene, via. Alberto Bressani. Alberto Bressani, allora non è... Sono tanti, ragazzi. 45. È una fase lunga. Come ma, 60, 45. Ma doveroso. È doveroso per Eccoli l'impegno qua. Premiarli veloce. Tutti uno a uno. Tenti a anche se è un po' lunga. Foto. Posa. Bravi. Marco Bressani. Fatto. Ci si mette meno che a fare il bacino. Va bene. Vada qua. Francesco Mauro. Che è anche il direttore della Filarmonica di Camaiore, logicamente, e di Bozzano. E di Bozzano, ah. Direttore, diciamolo bene. Allora, direttore della Filarmonica di Camaiore e di Bozzano. Sì. Massimiliano Bressani. Massimiliano Bresciani. Sax baritono. Guardate che sax, che meraviglia. Che strumenti. Meriterebbe ogni strumento nuovo di Trinca, si vede. È meraviglioso. È meraviglioso. Bellissimo. Complimenti anche a te. Riccardo Pasquini. Riccardo. Vieni qua, che si è fatta la famiglia ormai. Abbiamo chiuso, no? Oh. Chi manca, Mauro? Qualcuno della famiglia? No. Roberto Bressani. Siete forti, siete unici. Roberto, Roberto. Roberto è un'istituzione qua anche lui, eh. D'altra parte lo strumento va portato dietro, è giusto. No, 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 no. La foto con lo strumento. Ma c'è già... Bella anche questa, stupendo. Basso tuba. Ci siete entrati? No, ci siete, ci siete. Sì, la figlia. C'ha un grand'angolo, l'ha fatta a me prima. Alfredo Brunini. Alfredo, eccolo qua. Il trombone, Alfredo. No, il trombone a culisse ci vuole. No, non mi porta il trombone a culisse, ma scherziamo davvero.
bellissimo. Vai. Questo è più vissuto gli strumenti, però. Madonna. Oliver bello. Tubac. Là. Perfetto. Chi manca? Francesco Bresciani. Francesco Bresciani. Oh, ma Montagna. Non è ancora io. Voglio le percussioni anche. Ecco. Stefano Pasquini. Mancava lui per concludere la Stefano? Famiglia. No, infatti, mancaste. Ci siamo? Ecco Stefano. Batterista. Grande batterista Stefano. Ecco fratelli, che belli. Favolosi. Riccardo Bianciardi. Naturalmente loro lo strumento ora non lo portano perché sono alle percussioni, no, quindi sarebbe un po' complicato. Col fiero il portale, cioè, no. Giordano Montagna. Eccolo, Montagna grande, un mito. Dov'è? Montagna, che poi era piccolino, ma come cresce, Era una collinetta quando avevi 15 anni. Vai. Marco Lemmetti. Eccoli qua. Vai. Grande. Bravissimo. Ottimo. Lodette, aiuti. Lodette. Dov'è Lodette? Forza! Bravo Adetto, brava. Carla Marchetti. Chi è? La Carla, avanti. Fate il favore di camera, grazie. Fagliene un'altra, va bene. Le foto le controllo io dopo. Un grosso applauso perché Carla. Un grosso applauso a Carla. Si è stata molto da fare in questi anni, quindi un grosso applauso per Carla. Uno dei pilastri della filarmonica. In più dobbiamo premiare anche Diego Golini che sappiamo in sala, che non ha potuto partecipare attivamente al concerto, ma comunque è uno dei componenti della nostra filarmonica. È il nostro fotografo, poveraccio. Dov'è Diego? Siete in tanti. Ci ha finito una macchina fotografica. Mi ha mandato un messaggio su Facebook, mi ha detto vengo, e io già l'ho trattato male, ma comunque neanche è venuto, peggio sarà. Dove sei? Arriva. Eccolo là. Dov'è? Gli avete fatto venire la fan, è venuto di corsa, c'ha l'enfisema in corso. Non è qua stasera tranquillo. Con noi perché purtroppo lui, essendo in marina militare, anzi in capitaniere di porto, sennò noi siamo in conflitto di interessi. Voi siete in conflitto, siamo pieno. In conflitto pieno. Quindi lui non ha potuto fare prove, però ci teneva ad essere con noi questa sera, certo. Quindi grazie. Certo. Grazie Diego. Bene, insomma è una bella cosa, Sono dei bei traguardi, sono belle cose, bravi. Eccola qua, Lei l'ha puntata qui la vediamo meglio certamente, però sono importanti riconoscimenti, segni identificativi. Mi sembra che anche prima la dottoressa Valpiani diceva giustamente le bande con i beretti in testa, il segno identificativo, le divise, è importante come la spilla, molto importante anche questo. Bene. Ecco, il fotografo c'ha una protesta in corso. Giustamente, perché non è una semplice chiave di violino, ma potete vedere c'è cioè la F di filarmonica, la C di capezzano e la M di Monte, logicamente. Se si può interpretare da lì, è quello che magari... però è un gioiello, è una ricerca grafica anche, stilistica.